Lavorare in sicurezza, spostarsi in sicurezza, ripartire in sicurezza. Sicurezza è la parola di cui maggiormente ci siamo riempiti la bocca nel corso dell'ultimo anno. Il riferimento è alle misure anticontagio, ma c'è un virus, si fa per dire, contro cui mascherine e disinfettante risultano inutili e che nei primi sette mesi del 2021 in Italia ha già causato 543 vittime. Si tratta di morti bianche, ovvero morti sul lavoro. O forse sarebbe più corretto dire morti di lavoro. Come Luana Dorazio, la 22enne morta lo scorso 3 maggio, stritolata in una fabbrica tessile toscana da un macchinario che, secondo gli inquirenti, era stato manomesso per aumentare la produttività. E l'Abruzzo non è scevro da questi episodi. La nostra regione è tra quelle dove in percentuale accadono più infortuni mortali. È quanto emerso dal rapporto pubblicato in questi giorni dell'Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro della Vega Engineering, basato su dati INAIL e ISTAT e su quanto comunicato da mass media, istituzioni e associazioni, prendendo in considerazione il periodo tra il 1 gennaio e il 31 luglio 2021. Così come per le restrizioni anti-Covid, il rapporto suddivide la penisola per colori e l'Abruzzo si trova in zona rossa. Un passo indietro rispetto allo scorso anno, quando risultava invece in zona arancione. In confronto allo stesso periodo del 2020, dove le morti bianche in Italia sono state 603, quest'anno il numero è diminuito del 10%. Bisogna tenere presente, però, che nel 2020, soprattutto nel periodo considerato, per molti mesi le attività produttive sono rimaste chiuse causa lockdown e la maggior parte dei lavoratori era rimasta a casa. In Abruzzo nei primi sette mesi di quest'anno i morti sul lavoro sono stati 25. Rapportando il numero delle vittime a quello degli occupati, la nostra regione è seconda in questa terribile classifica, dietro al Solo Molise, con un'incidenza di oltre 51 infortuni mortali ogni milione di occupati, il 25% in più rispetto alla media nazionale. A morire in rapporto al numero degli occupati sono soprattutto i lavoratori più anziani, quelli con età superiore ai 65 anni, ma una fetta consistente di vittime ha tra i 15 e i 24 anni. In termini assoluti invece la maggior parte dei morti aveva tra i 45 e i 64 anni. In base al rapporto il 42,5% di infortuni mortali sono avvenuti in settori lavorativi non determinati. Ma subito dopo il settore in cui si muore di più è quello delle costruzioni, con l'11,8% dei casi. Seguono quello delle attività manifatturiere e quello del trasporto e del magazzinaggio.